Le tariffe delle analisi di laboratorio in Svizzera devono essere ridotte. A volerlo è il ministro della Salute svizzera Pascal Couchepin. I medici ticinesi sono pronti a scioperare il prossimo 1 aprile per protestare contro la decisione del consigliere federale. Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino, affila le armi. Il laboratorio è l'ultimo pretesto. Il problema è che si vuole proprio smantellare quello che è la medicina di famiglia, quella che è la medicina di prossimità, lo studio medico che è installato in ogni paese, che c'è in ogni paese. Non si vuole più avere questo, lo si vuole ridurre puramente a un funzionario che faccia un triage. A rischio la qualità delle prestazioni per i pazienti, ma anche numerosi posti di lavoro. Le prestazioni che si abbassano vuol dire non poter più permettere al medico di pagarsi l'aiuto medico. Secondo me non serve un aiuto medico così formato bene come la formiamo noi in Ticino e in Svizzera per poi ridursi il tutto a rispondere al telefono e fissare gli appuntamenti. Ecco perché se l'aiuto medico non saranno più utili nella diagnosi di una malattia, evidentemente è una professione che sarà destinata a finire. E ora entriamo nei dettagli dello sciopero. Noi ci troveremo a Bellinzona, a Piazza della Foca. Faremo sicuramente un momento ludico, quindi mangeremo assieme ai cittadini che vorranno essere presenti, ma soprattutto mostreremo due studi medici. Lo studio medico come oggi l'abbiamo, quindi con il laboratorio, la radiologia, l'ultrasuoni, come nel caso del mio studio, con invece uno studio medico come lo vede il ministro della Sanità. Sarà adibito una scrivania con una sedia, con un computer e un tavolino. Il cittadino o paziente prenderà le sue decisioni a chi credere. In attesa dello sciopero, la linea torna allo studio.